ancora la tua sorella. Va bene? No, allora la tua sì. Ora va bene. Allora, buonasera, si comincia. Intanto vi dico, mi dispiace, ma il 5 d'aprile, che ci sarebbe di nuovo lezione, io non ci sono. No, ma sì, io volevo venire qui, fare lezione e poi andarmi a imbarcare per la Sardegna. Il problema è che non ci sono camere, cioè non ci sono cabine disponibili, per cui bisogna fare da giorno prima. No, mi tocca farla a nuoto, sì. E vado in Sardegna per Pasqua sempre. E quindi si rimanda poi per il 5. Quindi il 5 no. Il 5 no, tanto sì, chi è che l'ha detto da te ne scappa. Ormai è scappato tutta la vita, povero Dante. No, tutta la vita no, ma metà. Sì. Quindi. Allora, ci siamo arrivati, qualcuno dirà finalmente, perché il quinto canto è uno dei miei canti, insomma, che celebre, celeberrimo, a buona ragione, perché è una delle pagine più belle, più straordinarie della letteratura mondiale, c'è dubbio, senza per questo le fa patrioti, anche se oggi va di moda, però perché insomma interpretare l'arte in chiave patriottica vuol dire ammazzarla, ovviamente, perché l'arte appartiene a tutti. Poi le circostanze storiche fanno sì che certe opere si realizzano in certi contesti socio-culturali, geografici, lì, e invece d'altra parte, ma non è cioè, fondamentale questa cosa. L'arte è di tutti, e soprattutto di chi l'ama, dovunque sia. La letteratura in particolare, poi uno la prende, sta in tasca, ecco. Davide di Michelangelo mettesse in tasca un po' più, perché sentite la preside che è stata licenziata. Una preside, una gita di studenti americani, insomma, una preside ha portato una scuola americana privata, cristiana, non cattolica, ma di quelle 5.000 forme di cristianesimo che hanno loro, l'ha portata a vedere Davide di Michelangelo, che come tutti sanno è nudo, per quanto insomma c'ha un pipino da bimbo, no? Non è che sia proprio Rocco Siffredi. I genitori quando sono venuti a saperlo, perché i ragazzi hanno fatto foto, magari si sono fatti anche il selfie con lo sfondo, si è venuto giù il finimondo e hanno preteso e ottenuto il licenziamento della presa. Ecco, però ora io non voglio perdere troppo tempo, no? Ma se quando succede queste cose agli americani si dice poi sono ignoranti, no? Se questa cosa succedeva a una scuola dell'Arabia Saudita si diceva boia come sono musulmani, no? È qui il punto, no? Capite? Cioè l'ignoranza, l'integralismo religioso esiste da tutte le parti. Fino a ieri c'avevamo un matrimonio riparatore, noi, quindi la donna ha una brocca, ci la rompe, ce la piglia, no? Le diceva alle mamme, alle figlie, quindi insomma, comunque è successo anche questo. Ci tocca vedere anche questo. C'è stata naturalmente una sollevazione globale, perché questa si è rimbalzata sui social, si sono presi degli imbecilli, dei cretini anche da Lampioni, troppo io, ma questa è gente che non recede da queste posizioni, assolutamente no. Perché io in America ci sono stato diverse volte, il pomeriggio è una cosa allucinante, ci sono 30 canali che trasmettono in continuazione prediche di questi santoni che si ispirano al cristianesimo, no? e fanno sorti a palate, naturalmente, è una cosa impressionante. Però, allora, il quinto canto è il canto di Paolo e Francesca, una storia ai tempi di Dante conosciuta
risaputa. Una storia che, grazie alla narrazione che mi fa Dante, poi ha avuto una diffusione nella letteratura di mezzo mondo. Ci sono stati fatti sopra trame, opere lì, ci si è ispirato anche Shakespeare, anche se Shakespeare ci si è ispirato da fonti di seconda mano, perché pare che Shakespeare, Dante, cioè la commedia, non la conoscesse. O perlomeno sapeva che esisteva, ma non. E quindi, insomma, vediamo se oggi ce la facciamo a leggerlo tutto, perché, insomma, è arrivato soprattutto al punto fondamentale. Vi dico che in questo caso di tematiche ce ne sono tante. Noi, però, ci occuperemo principalmente di quella fondamentale, cioè Dante cosa pensa di Paolo e Francesca, no, veramente, perché. Se è vero che si commuove, si turba davanti al dramma dei suoi due ragazzi, però è anche vero che è indubitabile di mettere all'interno. Quindi, cosa ne pensava? E poi, Dante, quando si trova di fronte a posizioni problematiche come queste, è lì che dà il meglio di sé. Cioè, Dante era uno che le cose le prendeva di petto, in tutti i sensi. Anche se infatti, se la politica l'avesse presa un po' meno di petto, probabilmente in esilio ci sarebbe andato, no? E non solo, ma c'è anche un altro aspetto da vedere, perché tutti abbiamo un'idea di Dante e della sua arte, un'idea farsa, cioè monumentale, no? Dante, quando pensiamo a Dante, ci immaginiamo una statua, no? Quella davanti a Santa Croce, no? Così tutto accigliato. Cioè, in realtà l'opera di Dante non è così granitica come si pensa, è piena di ripensamenti, è piena di cambiamenti di opinione. Qui, per esempio, in questo canto, non dico rinnega forse no, ma c'è sicuramente un ripensamento sul Dolce e sul Novo e sulla sua poesia giovanile. Questo è chiarissimo. E si pone anche il problema della responsabilità degli scrittori, che è un problema moderno, attuale, però Dante già ne era consapevole. Cioè, dobbiamo stare attenti a quello che si scrive. Perché se poi due ragazzi, giovani, ingenui, leggendo poesie d'amore, romanzi d'amore, e quello bacia quello, e quello bacia l'altro, poi si baciano anche loro, e per puro caso questi due sono cognati e vanno all'inferno, una qualche responsabilità chi ha scritto la roba ce l'ha. Oppure no, oppure come si pensa oggi, l'arte è libera, io mi esprimo come credo, se poi la gente è imbecille e fraintende o prende sul serio un film, un'opera teatrale e va fa uguale e ci lascia le penne, io non c'entro niente. È un grosso problema anche questo. Poi, vabbè, so, ci sono gli interverrete, mi sapete dire come la pensate. La discussione in classe l'ho fatta tante volte, perché soprattutto ai tempi in cui c'era un film, ora non mi ricordo come si chiama, in cui c'erano dei ragazzi che facevano la prova di coraggio e si andavano a sdraiare a mezza binari, no? E visto il film, fatto uguale, centinaia di ragazzi in tutto il mondo, e il regista fu messo sotto accusa, cioè, ma non ti serve, perché qualcuno morì. Ma non ti senti un prendere? No, assolutamente no. La responsabilità a casa è dei genitori, la responsabilità è della scuola, la responsabilità è sempre quando qualcosa va, queste cose vanno insegnate a scuola. Se facessi l'elenco delle cose, ma non insegnate a scuola, si potrebbe insegnare anche le tabelline. Comunque, allora siamo al secondo cerchio, davanti all'inizio del secondo cerchio. C'è un altro demone infernale, anche questo preso dalla mitologia classica. Così discesi del cerchio primario giù nel secondo, che Melopo ciglia, e tanto più dolore che punge a guaio. Sta Veminos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo Cabiglia. Allora, versi belli energetici, questi qui.
E poi c'è questo ringhio al verso 4, sta minosso orribilmente ringa. È una allitterazione questa, siamo come detto, cioè la ripetizione di un suono per dare un'idea, insomma, anche fonica di quello che si dice. Così discesi dal primo cerchio giù nel secondo, che ricinge meno luogo, meno spazio, come l'imbuto si stringe e quindi ogni cerchio ha meno superficie, quasi come proprio veramente un buco dell'acquaio, no? Quando è una spirale, no? Che va verso il basso, sempre più giù, sempre più in fondo, sempre più a freddo, sempre più lontani dal cielo. E naturalmente, ricingendo meno spazio, concentra di più il dolore, cioè è tanto più dolore, al punto che spinge a guaio, a urlare. Guaio in linguaggio medievale vuol dire urlo, non vuol dire quello che di oggi. È una parola che ha ruotato di psichiatra, come tante parole nel corso dei secoli. Questo stabbi è proprio come un flash che illumina un'apparizione improvvisa. Stabbi in osso, orribilmente, e ringhia. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cattiglia, secondo di quanto avvolge. E qui la spiegazione è sintetica, cioè c'è il minosso, giudica e manda secondo di quanto avvolge. E infatti Dante poi dice, dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede quall'occhio d'inferno e da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi, volte giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuno al giudizio, dicono e odono e poi sono giù volte. Questo dicono e odono fa un pari con un'altra espressione, giudica e manda, no? Che dove cioè, sembra quasi una catena di montagna, no? Arriva al pezzo, che giù. Giù, è una cosa terribile, non c'è più la minima resistenza da parte di nessuno. Queste sono anime senza volontà, senza speranza, hanno perso tutto, praticamente hanno perso tutto. Dico che quando l'anima malnata, ecco, nata male, nata destinata al male. E qui Dante, come fa diverse volte nella Divina Commedia, tocca un punto senza risolverlo. Poi lo risolverà Lutero una volta per tutte. Cioè, ma ci si salva per le opere o ci si salva per predestinazioni? No? I testimoni di Geova, sapete, sono radicali da questo punto di vista. E anche tutte le confessioni cristiane, come quelle della preside lì, il numero e chi si salva è stabilito fin dall'inizio dei tempi, cercando di aprire un mondo, ha fatto anche la lista di quelli che vanno in paradiso. Quindi noi possiamo solo sperare di essere in quella lista. Mentre invece per il cattolicesimo ci si salva, non c'è nulla di deciso, ma ci si salva per le opere, cioè, secondo come uno si comporta. Ma Dio lo sa prima, sì che lo sa, è chiaro che lo sa fin dall'inizio dei tempi, ma la prescienza di Dio non modifica la libertà umana. E anche questo è un grosso problema che Dante tocca più di una volta, ma che risolve anche secondo i canoni della cultura in cui è nato lui. Secondo il canone della nostra cultura non è risolto per niente, cioè, però insomma, poi ognuno si fa la sua opinione. Dico che quando l'anima destinata al male, insomma, capita qui, gli viene davanti, tutta si confessa, e quel conoscitore dei peccati, cioè il conoscitore vuol dire quello che sa distinguere peccato da peccato, vede quale luogo d'inferno è adatto a lei. Perché? Perché è ovvio che uno mica c'ha un peccato solo, ce n'avrà più di uno, e allora quale viene punito? Viene punito il più grave, cioè se uno è un traditore, è anche goloso, mettiamo, oppure lussurioso, va nei traditori,
perché la maggior pena esaurisce anche la minor pena. D'altra parte non si può venire a fare i turni, cioè stare un po' qui e un po' là. E questo non è possibile anche per una ragione banale, cioè qui siamo nell'eternità, non esiste il tempo. E quindi qui siamo in un eterno presente. Quindi dire stai 2 anni lì e poi 2 anni di là non ha nessun significato. Bene? E quindi uno va, d'altra parte anche la giustizia civile fa così, cioè se uno ammazza, è colpevole di omicidio e poi di furto, no, si becca l'ergastolo e nell'ergastolo esaurisce anche i 3 anni che gli state per contare di furto. È logica questa cosa. Si cinge con la coda tante volte quanti gradi, quanti cerchi vuole che giù siamo andati. Quindi si cinge 5 volte, quinto cerchio, 4 volte, quattro, 9, ai ai ai, giù, cucito, traditore. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte. Anche qui di nuovo torna quest'idea dell'inferno come una macchina trita carne, a cui non manca mai materia, l'abbiamo già visto con Caronte, cioè non sono ancora arrivati di là, che di qua si raduna un'altra schiera, e così qui, ce n'è sempre tanti, c'è la fila davanti a Minosse, ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuno a giudizio, una alla volta vanno a giudizio, dicono e odono, e poi sono più volte, e una volta che sono volte giù, fine della storia. Fine della questione, comincia l'eternità e se ne parla più. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto ospizio, guarda come entri e di cui tu ti fidi, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché tu gride? Non impedirlo suo fatale andare, volsi così colabro si può per ciò che si vuole e più non dimandare. E questo ormai si è parata. No. Chissà se funziona per un vino, no? Ma se qualcuno ci prova, no, l'equivalente di non sappi ma sono io. lei sì, però un po' più su, ma perché ha volsi così colato dove si può, cioè perché ha messo la macchina via di so, vediamo. Ma io magari un giorno che mi ha preso il matto ci provo con la i risultati. Come detto Carlo, scusa, poi bisogna portarti l'arancia. Mi sa che sì, e fare con la lima. Allora, o tu che vieni al doloroso ospizio, tu che vieni all'ospizio del dolore, e poi guardate questo verso, disse Minosse a me quando mi vide, Dante è cioè, mi nosse a me quando mi vide, mi, me, mi. C'è tutta, sì. Io non lo volevo dire. Vabbè, allora, con questo espediente, anche visto un'allitterazione della M, mettendo 3 volte il pronome personale. Io, una volta nascosto, ho detto la parola mi, nosse, e poi a me, mi, quando mi vide, tutto il timore di Dante di sentirsi guardato fisso da Minosse e anche che gli rivolge la parola. Non c'è ancora tanto abituato all'interno, Dante è appena arrivato, quindi ha paura. Disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto, cioè interrompendo l'atto di un compito così importante. Guarda come entri e di chi ti fidi. Non ti inganni l'attesa dell'entrare. Qui Minosse si prende gusto di fare anche delle citazioni evangeliche, no? Quando Gesù dice che la via del male è larga e agevole e la via del bene invece è stretta e sassosa. Quindi non ti fai ingannare dalla facilità con cui sei entrato, dall'ampiezza del passaggio da cui sei entrato. E Virgilio, con atteggiamento paterno, perché difende il suo Dante, che di nostro gliel'ha spaventato, perché tu gride? Questo è proprio
Virgilio che parla fiorentino, cioè divertente, un'espressione proprio colloquiale questa. Ma cosa c'hai da urlare? No? Corrisponderebbe grosso modo a questo. Non impedire il suo cammino fatale, voluto dal fato, veramente Dio. Volsi così colà dove si può, ciò che si vuole e più non dimandare. Ha funzionato due canti prima, funziona anche qui. Entrano, ora incomincia le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrallenti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spinti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungo davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmia qui la virtù divina. Allora, ora questo sapete, ora comincia le dolenti note, è diventato un proverbio, come tanti versi della Divina Commedia, fa tremare delle polsi, questo e poi altri, tanto li troveremo. Cominciano le voci dolorose a farmi sentire. Ora sono venuto laddove mi percuote, mi colpisce un grande pianto, un grande dolore. Io venni in un luogo privo di qualsiasi luce. E poi c'è questo verso strepitoso che mugghia come fa mar per tempesta. È una cosa, c'ha un ritmo, un'energia, no? Che mugghia come fa il mare quando è tempestoso. C'è proprio tutto lo spavento di un fiorentino che un giorno gli capita di vedere il mare in tempesta. Noi non ci possiamo immaginare questo, ma cioè chi non è abituato al mare, allora come oggi? Io ho avuto ospite, un mio collega di Bratislava che mi viene ancora a trovare, intanto la sua moglie, hanno beccato proprio una bella libecciata, io l'ho portato sul Gomito a vedere le onde alla Cala del Leone, ho detto va, si sta 10 minuti, poi si va via, 10 minuti in piccolo, un'ora e mezza sono rimasti. No? Hanno fatto i filmatini, l'hanno andati agli amici in Slovacchia, non c'era modo di portarli via, no? Perché era una cosa che non aveva mai visto in vita loro. Oh, la Slovacchia è un paese, il mare non c'è, sono tutte montagne, per cui e neanche tanto alte, quindi anche in quello che scarsino. Dunque, quindi che muggia come fa il mare in tempesta quando è combattuto da venti contrari, quando i venti soffiano in direzioni contrarie e lo fanno ribollire. La bufera infernale che non si ferma mai, occhio perché questo è un punto importante, perché qui Dante dice una cosa, poi dopo ne dice un'altra. Mena gli spiriti con la sua rapina, con la sua violenza, no? Travolge gli spiriti e li porta per aria come foglie, li tormenta rivoltandoli e colpendoli. Quindi questi sono portati nell'aria infernale come pezzi di carta, come foglie secche, in questo modo. Quando giungono davanti alla ruina, cos'è questa ruina? No? Perché Dante non ha mai parlato prima, bisogna fare un po' di lambruccamenti. Allora, siccome Dante e Virgilio più di una volta dopo scenderanno da un cerchio all'altro attraverso delle frane, degli scoscendimenti, cioè non c'è. Non per tutti i cerchi c'è il bordo, diciamo, netto, in qualche punto c'è una frana, qualcosa che gli permette di scendere giù. Allora, se si ipotizza, questo perlomeno dicono commentatori antichi, che queste frane siano state causate dal terremoto che è avvenuto quando è morto Gesù, di cui parla il Vangelo. E se si ipotizza che questi dannati, quando vengono scaraventati giù da Minosse, passino attraverso questi movimenti, insomma, attraverso queste frane, quando questi dannati arrivano davanti a questa ruina, si lamentano, ripensano al giorno in cui sono stati sbattuti all'inferno e qui, diciamo, si lamentano di più. Io mi rendo conto che è un po' lambiccata, ma non c'è Dante, non ci dà nessuna indicazione. Questa cosa poi la spiegherà dopo, insomma,
È una spiegazione che ce l'abbiamo a Divina Commedia letta, cioè vedendo poi le leggere dopo ci spieghiamo quello che dice qui. È uno dei miei punti lasciati un po' incerti, rari, ma ci sono. Quando giungono davanti a questa frana, qui le strida, il compianto e il lamento, qui rinnovano gli urli, il pianto e il lamento, il dolore. Bestemmiano qui la virtù divina, ma ridicono qui Dio. Intesi, da così fatto tormento, erano dannati peccatori carnali, che la ragione sommettono al talento. E come gli stornelli portano l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su, li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. Capii che a un simile tormento erano dannati i peccatori carnali, cioè i peccatori della carne, i lussuriosi, quelli i peccatori del sesso, diremmo oggi che abbiamo meno remore, che sottomettono la ragione al talento, al desiderio, ma vuol dire proprio alle voglie. Ma questo non vale solo per gli lussuriosi, vale anche per tutti i peccatori della prima parte dell'inferno, cioè per gli incontinenti, come ho detto l'altra volta, cioè quelli che non riescono a contenere, a limitare, a tenere dentro i giusti limiti le voglie che abbiamo tutti e che di per sé non sono peccato. Però se vanno oltre il limite, guardate, no, non stabilito da Dio, non è necessario coinvolgere Dio in questa storia, cioè i limiti che la ragione, la nostra ragione, basta e avanza per darci. Ecco, quindi quando si pensa al Medioevo di nuovo come un'epoca oscura, cioè, prima pensavano sì, non è vero, cioè il Medioevo è un'epoca che ha esaltato la ragione umana. La ragione umana è strumento di salvezza. Cioè, Dante, per arrivare in Cina, segue la ragione, mica. Poi ogni tanto Dio gli dà una spintina, cioè gli fa capire, vai, stai andando bene. La ragione umana viene suscitata da un intervento divino, Beatrice che scende nel libro di Virgilio, vado a raccattare perché l'ha quasi avuta. Però poi tutto il percorso è Virgilio che gli dice andiamo, fermati, chiedi, guarda, lascia stare, una volta lo ritroverà anche, poverante, si era fermato per da cosa, secondo Virgilio non era a caso di stare a guardare. E che differenza c'è allora tra questo razionalismo medievale e il razionalismo, diciamo, quello di cui siamo figli diretti noi, cioè il razionalismo illuminista? La differenza è questa, che la ragione nel Medioevo era considerata uno strumento di salvezza, uno strumento principe di salvezza. Gli illuministi invece, 500 anni dopo, e si sente, sono passati 500 anni, dicevano che la ragione di per sé è un valore, che porti a Dio o che non ci porti, cioè che uno se ne serva per arrivare a Dio o che uno se ne serva semplicemente per vivere onestamente. Lasciando perdere Dio e tutto il resto, la ragione è comunque la connotazione umana per eccellenza e ce l'abbiamo tutti. Tutti nascono con la ragione e è quella che dà all'uomo la sua dignità, la capacità di raziocinio. E la dignità umana è un qualcosa di strutturale all'uomo, ce l'hanno tutti. Così come i diritti, anche questa è una grande idea degli illuministi, sono dei diritti che non li acquisiamo col tempo, cioè quando nasciamo immediatamente siamo titolari di diritti. E questa è un'idea che ha veramente illuminato il mondo. Anche se, ora per una parentesina, bisogna dire che gli illuministi poi, con tutti questi grandi discorsi, poi un giorno furono presi in castagna, no? Perché gli uomini sono tutti uguali, hanno tutti raziocinio, hanno tutti uguale dignità umana, eccetera. Qualcuno fece la domandina, ma anche le donne? E allora lì cominciarono un po'. Qualcuno disse sì, ma qualcuno, sempre il signor Voltaire, disse che c'entra. E poi qualcuno mi ha detto anche un'altra domandina.
molto più cattiva di questa, cioè anche gli ebrei, e lì nicchiarono parecchio di più, ma parecchio. E qualcuno disse esplicitamente no, che c'è, no? La prossima volta ve lo porto. C'è un libro di un illuminista credo importante, addirittura un enciclopedista. Uno ha scritto delle voci enciclopedia, che ha scritto un pamphlet sull'opportunità di non insegnare a leggere alle donne. Si chiamava Maréchal. Dovreste sentire che argomenti che diceva. Le donne, cosa inizierete a fare la matematica? Le donne, devono portare l'ora. Lo porto per sorta, perché veramente è spettacolare. Se non fosse che noi ci si vide, ma quello parlava sul serio. Dimmi. Negli anni 70 Sì. mi sono sentita dire che le donne devono stare all'acquario. Eh Negli vabbè, si dice ancora oggi. anni 70. Sì, oppure alla Honka, è lo stesso, le donne alla Honka, ma era oggetto di un titolo del Ventavogliere come si fa, no? San Giuseppe in camicia nera e la Madonna alla Honka, cioè l'arrivo del governo Meloni, no? San Giuseppe scende la camicia nera e la Madonna va a far bucato. Allora, andiamo avanti. Sì, la ragione sommessa è un apparente. E come gli storni sono portati dalle ali, cioè come volano gli storni, oggi noi lo vediamo, no? Quei gli storni tantissimi, sono a migliaia che volano in quel modo sopra le città, la sera a Roma, tutte le sere, è uno spettacolo. Nel freddo tempo, d'inverno, a schiena larga e piena, così quel fiato mena, cioè porta gli spiriti malvagi, questo verso è strepitoso, di qua, di là, di giù, di su. È un unicum nella letteratura italiana, di qua, di là, di giù, di su, di meno. Nulla speranza li conforta mai, non li conforta mai nessuna speranza, ovviamente lasciate ogni speranza voi che entrate, non che di cosa, ma di minor pena. Cioè, non solo che questa tempesta si fermi, cioè posi, ma che rallenti a quel pochino. Niente, travolti da una libecciata eterna a 150 km all'ora per l'eternità. Ora, lo sguardo di Dante, se fosse un linguaggio cinematografico, fa uno zoom, cioè prima c'è la schiera larga e piena, poi dentro questa schiera larga e piena vede delle anime che volano in modo particolare. E come i gru, van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così di dir venir, traendo guai, ombre portate dalla betta briga. Per chi dissi, maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si gastiga? Allora, e come le gru vanno cantando i loro lamenti, le gru emettono un suono lamentoso e soprattutto volano in fila. In finlandiano, facendo di sé nell'aria una lunga fila, allo stesso modo gli udì venire, traendo guai, emettendo urli, lamenti, eccetera, ombre portate dalla detta briga, cioè dal vento che ho appena descritto. Per cui io dissi, maestro, chi sono quelle genti che l'aria nera castiga in questo modo? Cioè, perché questi hanno questa particolare. Questo particolare modo di stare insieme. E ora qui parte un elenco di diciamo insomma, di gente che qualche porcata l'ha fatta, sono soprattutto donne. Però che lo dice Dante, sarà così, chi siamo noi per dire a torto? Insomma, la prima di coloro di cui novelle, tu vuoi sapere, mi disse quegli allotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu si rotta, che lievito felice pensa legge, per torre al biasmo in che era condotta. Allora,
La prima di coloro di cui tu puoi sapere notizie, Novelle, mi disse lui allora, Lotta è una forma antica dell'italiano antico di allora, fu imperatrice di molte lingue, cioè fu un'imperatrice di un impero con molti popoli. Fu così rotta al vizio della lussuria che rese lecito, se lecito, l'incesto libito in una sua legge per togliere il biasimo, la colpa in cui si era messa. Cioè, cosa ha fatto questa tipa che sarebbe la regina Semiramide, regina di Babilonia? Siccome si era innamorata follemente di suo figlio, per sposarselo, fece una legge che rendeva lecito l'incesto. Il primo esempio storicamente accertato di legge ad personam. Cioè, storicamente accertato, poi l'hanno fatto anche prima, però, cioè, di fronte a cui quelle di tempi più recenti falliscono, perché qui si tratta del falso bilancio, quindi andate a letto con un figliolo. Comunque. E lesse Semiramis, di cui si legge, che succedette a Mino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. Sì, ora qui tiriamo di lungo. Ella è Semiramide, di cui si legge, insomma, di cui si legge la storia, che succedette a Mino e che fu sua sposa, tenne, governò la terra che ora è governata dal sultano, quindi Medio Oriente. La cosa, la Mesopotamia, ecco, a quelle parti lì dove c'è l'Iraq e l'Iran ora. L'altra, ecco lei che s'accise amorosa e ruppe fede al cenere di Sicheo. Poi è Cleopatras, lussuriosa, era una vedi, per cui tanto reotempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteva. Vedi Paris, Tristano, e più di 1.000 ombre mostrommi, nominò mi addito. Camor di nostra vita di partire. Allora, l'altra è colei che si uccise innamorata e ruppe la fedeltà alla cenere e ai resti di Sicheo. Si tratta di Didone e di Geta qualcosa, perché ne ha parlato lui, che è vedova di Sicheo, però quando arriva Enea, si innamora follemente di Enea. Enea, prima, questo è un classico, prima gradisce e poi tutto un tratto si ricorda che il suo dovere è andare a fondare Roma e quindi se ne va. Poteva fare il contrario, ma no. Quindi e Didone si uccide per amore. Poi c'è Cleopatra, lussuriosa, perché insomma Cleopatra ebbe cioè, amanti famosi, Cesare, Giulio Cesare, primo, poi Antonio. E poi si ammazzò anche lei da... Come? No, forse è uccisa con veleno. Sì, questo è il famoso aspide, sì, forse è una leggenda. Poi Cleopatra lussuriosa, vado un po' veloce perché voglio arrivare al punto, quello che ci interessa. Poi vedi Elena di Troia, che con la sua bellezza causò una guerra. Certo. Vanno a dare la colpa a Elena, cioè la colpa di Elena era di essere bella. Guardate che la bellezza, quando c'è davvero, alle volte non è una fortuna, alle volte è più una sfortuna. Quindi vedi Elena, per cui si volse tanto tempo malvagio, reo, cioè per cui insomma che causò anni e anni e anni di guerra. E vedi il grande Achille, e finalmente c'è un uomo, il grande Achille, che alla fine della sua vita si ritrovò a combattere con le voglie amorose. Se volete sapere anche di cosa si tratta, secondo una tradizione ampiamente diffusa, l'eroe greco si innamorò di Polissena, figlia di Priamo, e fu attirato in un tranello e ucciso. Anche se Achille, tutti sappiamo che insomma, prima di Polissena c'era Patroclo che diciamo, lo sosteneva. Vedi Paris, Paride, Tristano,
e più di mille ombre mi mostrò e mi nominò a dito, che l'amore gli fece di partire dalla vita, cioè che l'amore li portò alla rovina, cioè alla morte fisica prima, poi alla morte spirituale all'inferno dopo. Ora, questo elenco ha una funzione precisa, cioè serve a dire al lettore: caro lettore, hai capito che banda è questa qui? Cioè, ora ti racconto una bella storia, tra pochino, ma non ti dimenticare mai che questi due che stanno arrivando appartengono a questa specie di... infatti, poscia che ebbe il mio dottore udito, nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Incominciai: poeta, volontieri parlerei a quei due che se ne vanno e paionsi al vento essere leggeri. Ci siamo, arrivano. Dopo che ebbe udito il mio dottore nominare le donne antiche e cavalieri, mi giunse pietà, cioè fu preso da una profondissima pietà. Infatti è quasi smarrito. Cioè, smarrito qui è una parola molto importante. Cosa vuol dire? Smarrito vuol dire, non credo, qui in questo punto, non sapere cosa pensare. Cioè Dante inizia proprio un travaglio personale in questo, di fronte alla tragedia di queste persone, a maggior ragione poi di fronte alla tragedia di Paolo e Francesca, che stanno per arrivare, e Dante è smarrito, non sa cosa dire. Naturalmente si tratta di Dante personaggio, di Dante personaggio, che simboleggia l'uomo, l'umanità, di fronte a questo grosso punto interrogativo. Ma l'amore, ma Dio non è amore? Sì, e allora com'è possibile che l'amore porti all'inferno? Com'è possibile? Ma bisogna stare attenti, perché Dante fa una distinzione. Un conto, prima di tutto, ai tempi di Dante l'amore non veniva concepito come lo concepiamo noi, assolutamente in modo diverso. Uno. Due. Un conto è l'amore, un conto sono le voglie carnali. Noi le associamo perché non riusciamo a concepire una cosa senza l'altra. Noi siamo figli della rivoluzione sessuale, no? Anche se siamo arrivati tardi, chi più chi meno. Però insomma, oggi è così. Questa libertà, questa idea al tempo di Dante non c'era. E io aggiungo anche poveracci, perché veramente... cioè, a me i musulmani o anche tutti quelli che prendono due mogli, tre, cioè, a me fanno un po' pena, vi dico la verità, perché non conoscono il bello della donna, non, hanno una concezione, diciamo pure, riproduttiva della donna, e basta. E questo, uno dice, questa è la loro cultura. Insomma, parte fermi tutti, non questa cultura non viene da Maometto, Maometto ha messo nel Corano un qualcosa che già esisteva. La poligamia era tipica delle società antiche medio orientali, a parte gli ebrei che non la mettevano, ma loro erano veramente una patacchina di bastian contrari in mezzo a un mondo che era politeista, che era cioè loro invece monoteisti, trascendenza e tutte queste belle cose. E quindi la poligamia viene da molto più lontano e non è praticata solo dai musulmani, ci sono molte altre culture sulla terra che praticano la poligamia. Per noi è una deadline, cioè per noi è veramente un blocco culturale, cioè la poligamia mai da nessuna parte, proprio perché abbiamo un'idea della dignità umana, perché abbiamo avuto il femminismo, perché abbiamo avuto il Rinascimento, abbiamo avuto il Medioevo, questa roba che a questa retroterra ci impedisce di accettare, per fortuna, queste cose. È per questo che le culture devono dialogare, perché magari noi si impara qualcosa a loro e loro sparano qualcosa a noi. Così, se ognuno rimane nel suo orto, vabbè. Io cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che vanno insieme e sembrano essere così leggeri al vento. Ecco, Dante nota che ci sono due che sono abbracciati, volano insieme.
ed egli a me. Vedrai quando saranno più presso a me, e tu allora mi prega per quell'amor che mena ed egli verranno. Allora, ed egli a me mi rispose, vedrai quando saranno più vicino a noi, e tu allora pregali per quell'amore che li porta, e loro verranno. Ora, in questa terzina ci sono due parole, e qui comincia veramente una variazione del clima di questo canto. Da qui in avanti non sembra neanche più di essere all'inferno. Qui ci sono due parole chiave, prega, amore. E con l'inferno non c'entra niente. Quindi Dante piano piano, comincia a portarci su un piano diverso. Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlare, salvi non niega. Quali colombe dal visio chiamate, con l'aria alzate e fermo il dolce nido, vengono per l'aria da voler portate, cotali, uscir della schiera o del dito, a noi venendo per l'aria maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Ci fa sentire anche lo svolazio, sì, forte fu l'affettuoso grido. Parlato di colombe prima, fantastico. Non c'aveva la computer grafica a disposizione Dante. Per farci vedere le cose si doveva servire solo delle parole scritte e dei suoni. Non appena il vento li piega verso di noi, mossi la voce. O anime affannate, o anime tormentate, venite a parlare con noi, se altri non lo impedisce, cioè se potete, se non è proibito. E ora c'è questa similitudine, che è una delle più belle di tutto il poema. Come colombe chiamate dal desiderio, c'è tante foglie all'attimo in cui delle colombe vedono qualcosa che desiderano, stanno per spiccare il volo, aprono le ali ma ancora non volano. Sono in quel momento in cui si stanno per buttare. Quindi, quali colombe chiamate dal desiderio, con le ali alzate e ferme al dolce nido, altra parola per niente infernale, dolce, vengono poi per l'aria, portate dalla volontà, il desiderio le muove, gli fa aprire le ali, però sono ancora ferme. Poi subentra la volontà, andiamo e allora volano. Ha scomposto questo movimento istantaneo in un modo... è come se avesse rallentato, è una scena rallentatore questa, ecco. Allo stesso modo uscirono dalla schiera dove è Didone, e qui Dante ci ricorda questi uscirono dalla schiera di quella che era andata a letto col figlio, di quella che si era ammazzata per Diadema, di quella, erano lì, caro lettore, occhio, ricordatelo. Uscirono dalla schiera dove è Didone, venendo verso di noi per l'aria maligna, si può dire così perché esiste anche ancora oggi, così forte fu l'affettuoso grido, cioè il richiamo affettuoso mio. E qui l'ho già fatto notare l'allitterazione della F. E ora qui Dante fa parlare subito Francesca senza neanche dircelo, però per un lettore che si imbatte in questi versi la prima volta, la magia di questi versi sta nel fatto che si capisce subito che è una donna che parla. Dante aveva una caratteristica che ne parla lui stesso, se la riconosce, cioè la caratteristica potremmo chiamare mimetica, cioè quella di immedesimarsi nelle cose che descrive. Cioè lui diceva a me: io mi so trasmutare per ogni guisa, cioè quando io mi immagino un serpente che striscia e lo descrivo, io mi sento quel serpente. Quando io mi immagino Francesca che parla, io divento donna. Quando parla Beatrice, io divento Beatrice. È vero, è così. I versi più belli, più profondi, più ricchi di femminilità è la scritta di un uomo, Dante, secondo me. O comunque è andare lì per essere un uomo. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aereo terzo,
noi che teniamo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi che hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Avete, chi c'ha il libro? Cioè, avete ci tace o si tace? Si tace. Ci tace. Sì, questo è uno dei punti più controversi della commedia. Si tace o ci tace? Poi ci arriviamo. Animale non voleva dire quello che vuol dire oggi, cioè animale, cane, gatto, eccetera. No, voleva dire o essere dotato di anima. Quindi uomo. O animale grazioso e benigno. Benigno vuol dire benevolo. No? Ti sei rivolto a noi. Ti sei rivolto a noi in modo, oggi diremmo, gentile, ecco, eppure noi siamo quelli che hanno tinto il mondo di sangue, cioè noi abbiamo insanguinato il mondo. La lussuria, il seguire le voglie ha provocato accoltellamenti, vendette, a non finire. Abbiamo tinto il mondo di sanguigno. Quindi insomma c'è una consapevolezza da parte di Francesca. E poi c'è quasi un tentativo di preghiera. No? Se fosse amico il re dell'universo, cioè se Dio fosse nostro amico, noi pregheremmo lui della tua pace, noi pregheremmo per te. Di più non si può fare all'interno. Più che dire se potessi pregherei per te, ma non posso. Poiché hai pietà del nostro mal perverso. Guardate che Francesca usa due espressioni. Noi abbiamo tinto il mondo di sanguigno e il nostro è un male perverso. Quindi sono pienamente consapevoli insomma, che loro hanno commesso un peccato gravissimo e hanno meritato l'inferno. E qui viene fuori una grossa questione, ma Paolo e Francesca, quando si sbatucchiavano, erano consapevoli di amarsi in modo peccaminoso oppure pensavano che questo fosse un loro diritto? Soprattutto guardando a come Francesca era stata portata all'altare con l'inganno. Sì, perché lei voleva sposare Paolo e invece i familiari invece lo sposare Giacciotto. Che era brutto e deforme, ora che fosse brutto e deforme, naturalmente è un arricchimento del possibile, i due fratelli, uno è bello nel sole e quell'altro è brutto e tutto questo. Succedeva, però insomma, guarda caso, ma anche se fosse stato bello anche dell'altro, no? Noi oggi, Dante non dubita neanche per un momento che quel matrimonio fosse valido. Oggi noi diremmo no, ma neanche la Chiesa oggi direbbe che è valido, perché quando un coniuge viene portato all'altare e non è consapevole di quello che sta facendo, è chiaro che il matrimonio non solo il matrimonio non è nullo, ma non è mai avvenuto. È chiaro? Non è un matrimonio avvenuto che però non vale, è un matrimonio che non c'è stato, perché è un principio. Latino, consensus facit nuptias, cioè è il consenso che fa le nozze. Se il consenso, e questa norma, diciamo, è stata recepita anche nel diritto canonico, e quindi se quei due sono liberi e consenzienti, il matrimonio avviene. Se uno dei due è stato ingannato, però ai tempi di Dante questa consapevolezza non c'è. Perché c'era più un'idea. Ora azzardo una parola, ma cercare di capirmi, c'era più un'idea magica dei sacramenti. Cioè, quando il prete aveva detto le parole, era fatta. No? Quindi, e non si può tornare indietro. La regola è questa. A maggior ragione se poi vittima era la donna. Quindi, figuriamoci. No? Allora, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Ecco perché Francesca dice: se potessi pregare, pregherei per te, perché tu abbia pace. Cioè,
Perché la pace è esattamente quello che manca in questo, è il bene più prezioso che gli manca in questo momento, perché loro sono sballottati qua e là per l'eternità. E poi il lussorioso è uno che non ha pace, insegue sempre continuamente il piacere, non vuole sempre di più. E quindi per Francesca sente soprattutto, oltre alla mancanza di Dio, della grazia, sente la mancanza della pace, quindi pregherebbe Dio che desse la pace almeno a te, caro Dante, che ti sei rivolto a noi in modo pietoso. Poiché hai pietà del nostro mal perverso, di quello che udire, che parlare vi piace, noi udiremo e parleremo a voi. Mentre che il vento, come sta facendo, ci tace. Allora, questo ci si è attraversato varie fasi. Fino agli anni Ottanta, il Sapegno, per esempio, dice no, si tace. Si tace. Perché ci sono anche dei codici che riportano si tace. Dei codici che riportano ci tace. Oggi la versione più accreditata è ci tace. Però, cosa vuol dire? Allora, sto ci può voler dire tace per noi, dativo della seconda persona plurale, della prima persona plurale. Quindi bisogna farsi l'idea che Dio, che ha voluto il viaggio di Dante, compia una grazia speciale a Dante per cui interrompe per un momento la pena di restituire. E quindi la tempesta ci tace, tace per noi. Però Dante ha appena detto la bufera infernale che mai non resta. E l'ha detto più volte, li mena di qua, di là, di giù, di su. E quindi, insomma, dopo aver detto 5 o 6 volte, è la tempesta, muggia, ma fa la tempesta, il mare, eccetera, poi dice no, con il vento ora si tace. Non torna, no? Allora, questo ci potrebbe avere un valore locale, cioè tace qui. Io ora bisogna che ti rimballo il mio nonno, perché sì, perché nell'italiano vecchio, il mio nonno, quando vedeva un cartello, mi diceva: Sandro, cosa ci dice in quel cartello? Lo gli ho dato un'espressione. Io credo che l'espressione di Dante sia di questa razza. Cosa ci dice? Cioè, come dire, cosa dice lì? Cosa c'è scritto? E quindi ci tace vuol dire mentre che il vento qui. Hanno trovato forse un angolino riparato. Anche questo c'è da dubitarne, perché è possibile che in un cerchio ci sia un posto dove la pena non funziona. Non è possibile, è come se è cucito. Nel ghiaccio ci fosse da una parte, ci fosse un caminetto dove i dannati si vanno a scaldare. Non è possibile. E allora come sta la questione? La questione sta che non la possiamo risolvere soddisfacentemente. Sì, per noi. Sì, però qualunque soluzione, no? Tipo si tace. Per esempio, il Sapegno dice. Potrebbe darsi che come tutti i venti vanno a raffiche e poi si calma un po' e poi un'altra raffica si calma un po', questa tempesta potrebbe avere dei momenti di massimo e di minimo. In una di queste pause si colloca, però Dante ha appena detto la bufera infernale che mai non resta. Quindi vi ripeto che oppure sì, una speciale grazia, come ho detto prima, per noi, per cui per noi la bufera tace. La questione, comunque la si risolva, non è soddisfacente. La verità, io credo che Dante qui abbia, cioè io credo, tutti credono che Dante qui non abbia tirato via, ma comunque in qualche modo Dante non aveva queste esigenze di realismo, l'ho detto tante volte, no? Noi sì, perché siamo figli di altro. Ora c'è il colloquio, l'attenzione è rivolta al colloquio, come avviene il colloquio è un dettaglio che Dante liquida con un'espressione molto generica. Cosa vuol dire? Vuol dire. È chiaro? Perché questo è credo, insomma, mica io, insomma, tutti credono che le cose stiano così. Siede la terra dove è nata fuori, su una marina dove il po' discende,
per aver pace con i seguaci suoi. Amor, ci siamo, amor, qual tua gentile razza s'apprende, prese costui della bella persona, che mi fu torta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amata ma perdona, mi prese del costui piacessi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Allora, la città, la terra dove sono nata, sta sul mare dove discende il Po, per aver pace con tutti i suoi fiumi, no? Che gli danno acqua, di nuovo la pace, quello che gli manca. Amore, che al cuore nobile, gentile, raffinato, si apprende subito, cioè si diventa tutt'uno col cuore. Questo è un concetto dolcestinovistico, Guinizelli lo dice. Prese costui della bella persona, cioè prese lui grazie alla mia bellezza, che mi fu tolta, perché sono stata ammazzata, e il modo ancora mi offende, e il modo ancora mi fa soffrire. Amore che non permette a nessuna persona amata di non riamare, sapete, penso sappiate che questo forse è il verso più bello dell'universo creato, anzi, di tutto il globo terracqueo, diciamo, un'espressione alla moda ultimamente, forse è il verso più bello mai uscito dalla penna di un uomo, anche se fare le gare, perché insomma, altri scrittori hanno tirato, diciamo che noi ci siamo sicuramente affezionati, e a scuola ha un effetto strepitoso, chi di noi, ma anche ragazzi miei, non se ne è scritto più di altri, no? Ha fatto il guardettino, citato da Antonello Venditti, da Gianna Mannini, no? Cioè, è un verso che funziona sempre. Amor che a nulla amata ma perdona, mi prese del piacere di lui così forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Cioè, e come vedi, ancora mi sono presa perché io viaggio abbracciata al mio Paolo. E quindi questi due ragazzi si sono portati il loro amore anche all'inferno. L'amore è più forte dell'inferno, si potrebbe dire, no? Perché questi, sì, ne sono abbracciati. E Francesca lo dice a chiare lettere, però forse c'è di più, no? Perché l'idea che ho appena detto, che l'amore è più forte dell'inferno, è molto romantica, è molto bella, molto conservatoria, ma Dante probabilmente non intendeva dire questo. Mi spiace deludervi, ma non è così. Allora, una delle caratteristiche che tutti i dannati hanno in comune è che all'inferno si portano dietro quello che erano sulla terra, e con risultati anche penosi. Cioè, se pensate, quando lo troveremo a Farinata, capo importantissimo degli Ghibellini, all'inferno per l'eternità, gli hanno disperso la famiglia, gli hanno bruciato le case che erano piazza della Signoria, è in una tomba infuocata per l'eternità, e parla con Dante e gli dice: ma te chi sei? Ah, sei degli alieni, per l'amor di Dio, figuriamoci. Cioè, parla come se l'avesse incontrato in via dei Calzaioli, diciamo, no? E questo essere ancora uomo di parte, ancora uomo che pensa ancora a Firenze, quando è morto, è nell'eternità e è dannato, questo è un'ulteriore pena per questa gente. Un volino che continua a odiare l'arcivescovo Ruggeri a morte, no? E gli mangia la testa addirittura, ma tanti altri, o perde la linea, che si rivolge a Dante con linguaggio curiale del segretario dell'imperatore, con un linguaggio ampolloso e tutto azzigogolato, come se fosse ancora a scrivere documenti per Federico II. Ecco, l'amore, insomma, questi due che stanno insieme, la motivazione è di questo tipo. Cioè, questi si sono portati la loro condanna all'inferno. No, che
ci sono amati tanto che neanche l'inferno li ha separati. È vero, ma significa altro. A me mi dispiace che mi dispiace distruggere questa idea così consolatoria, no? Che, però è così. E per i lettori medievali, non era così bella questa cosa come per noi, perché noi siamo figli del romanticismo, siamo figli della letteratura ottocentesca, e queste cose le leggiamo in un altro modo. Poi, naturalmente, è una lettura autorizzata, eh? Cioè, per tanti ci hanno scritto come uno spartito musicale, lento, no? Adagio, presto, no, qui noi possiamo leggere come vogliamo. Però bisogna anche essere consapevoli, quando sono state scritte queste parole, cosa c'era in testa Dante. Cosa pensiamo ragionevolmente che Dante ci avesse in testa. Quindi, non solo, ma il fatto di andare abbracciati non è un privilegio. Così come il fatto di mangiare la testa di quello che mi ha tradito e ha fatto morire di fame me e i miei figli, non è un privilegio, ma è non uscire mai, anzi, è un supplemento di pena, perché vuol dire non uscire mai dal gesto, dal fatto che ha causato la tua rovina. È così. Come? Sì, ma vale anche nella vita, cioè quando uno, a un certo punto uno deve andare avanti, no? Se ha subito una, non che deve dimenticare, perché perdonare non vuol dire, vabbè, ti invito a cena, cioè perdonare vuol dire non ti odio per quello che mi ha fatto, però quello che mi ha fatto rimane, no? Ovviamente. Se uno rimane chiuso dentro il suo odio, dentro questa cosa lì, lo blocca lì, esattamente come il burrino è bloccato nella buca ghiacciata, e non si leva di lì per l'eternità. Quindi, insomma, io penso spesso, quando parlo di essere serio, mi parlo, a un certo punto ha perdonato, ha detto basta, andiamo avanti, no? Ma chi non è riuscito a perdonare ha vissuto male, ha vissuto male, cioè è rimasto prigioniero, fondamentalmente. È rimasto prigioniero, in qualche modo è rimasto prigioniero. Quindi, Paolo e Francesca si abbracciano, ma questo sono insieme, ma questa cosa non è così romantica come la leggiamo noi. Non solo, ma anche questo amor, no? Che ci manda Ambrogio Juggiole. Ottimo, perché anche qui Dante fa una specie di polemica. Queste sono parole della poesia dolcestinorista. Cioè sono proprio formule dolcestinoristiche. Quindi Dante ci dice, guardate che questa idea che il dolce stil nuovo aveva dell'amore, e che idea che ho avuto anch'io, 10 anni fa, 15 anni fa, quello che era, e non è poi così positiva come pensavo. Perché grazie a queste parole, a queste idee, questi due si sono persi. Sono diventati adulteri e sono finiti ammazzati all'inferno. In un attimo sono passati da sbatucchiarsi all'inferno, previa trapassamento con una spada, pare che. E guardate il verso 106, che è un verso fenomenale. Allora, amor condusse noi ad una morte. Allora, sono 11 sillabe, no? Poi c'è un noi nel mezzo. Vedete? Noi, al centro del verso, 5 sillabe prima e 5 sillabe dopo. Poi, la prima parola è amore, l'ultima è morte. Quindi amore e morte sono due estremi, nel mezzo ci sono loro. Però, vedete che nella parola morte c'è nascosta la parola amore. Amor condusse noi ad una morte. Amore. No? Quindi amor te, non solo, ma ho detto che ci sono 5 sillabe prima, 5 sillabe dopo. Nel mezzo a questi gruppi di 5 sillabe ci sono anche le due botte che hanno preso questi due. Amor condusse noi ad una morte, sono le due coltellate che spettacolare.
Allora, e qui quando spiego queste cose, qualcuno mi fa sempre, tanto lo so che lo pensa, ma l'ha fatta apposta. E mi è venuto così. Tutte e due. Esattamente, mi hanno detto che 40 anni a scuola. Il genio è lì. Il genio è lì. Cioè, non è che Dante ha fatto conti per 5 sillabe, ha scritto un verso. Ha scritto un verso, magari non l'ha scritto così, poi l'ha limato, l'ha cambiato, finché non gli suonava bene, non sentiva che suonava bene. Poi noi si va a vedere perché suona bene, e probabilmente ci è andato anche lui a farlo. Però ai geni veri queste cose gli vengono. Cioè, Dante era un versificatore strepitoso, cioè in tutta la Divina Commedia, 15.000 versi, non ce n'è uno, non dico brutto. Ma bruttino, almeno c'è cioè, un verso un po' più tirato via. Niente. Mentre invece nell'Eneide, e se ci sono versi tirati via, a parte l'Eneide è un'opera incompiuta, no? Il giro deve riguardare, sono anche dei versi che non sono neanche finiti, cioè mezzo verso e poi c'è altro. Però, per esempio, anche in Antico Ennio, nell'Orlando Furioso, insomma, qualche verso un pochino zoppicante c'è in Dante. No, assolutamente no. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi abita Cispense. Caina è una delle ripartizioni del lago di Cocito. Quindi c'è cioè, Caina, Tenera, Giudecca, sono quattro, non me le ricordo mai. Comunque, insomma, chi ci ha tolto la vita finirà laggiù. Queste parole da loro ci fu forte. Quando io, queste parole ci furono offerte da loro. Quando intesi che l'anima offense, chi ne ha viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pense? Quando risposi, cominciai, o lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri alla giornata mi fanno triste e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedetti amore che conosceste i dubbiosi desiri? Allora, quando io tesi, ascoltai quelle anime offese vuol dire uccise con violenza, fino al viso, e tanto lo tenni basso, cioè Dante è turbato, perché gli razzolano per la testa tutte quelle cose che, di cui abbiamo parlato ora, la responsabilità dello scrittore, perché questa ha descritto la sua rovina con parole come quelle che Dante ha scritto, come uguali a quelle di Guinizelli. E quindi Dante, insomma, cosa abbiamo fatto noi veramente quando ci siamo messi a scrivere poesie sul cuor gentil, sull'amore, eccetera, eccetera. E poi anche il fatto che questi due si amavano, però sono finiti all'interno. Finché il poeta mi disse, che pensi? E guardate, lì Dante spezza il verso, come se si ghiacciasse. Quando risposi, cominciai, o lasso, che è un'espressione di dolore, e lasso, è un provincialismo, no? E lasso vuol dire, corrisponderebbe al nostro oimèn, no? O lasso, quanti dolci pensieri, quanto desiderio portò costoro alla morte. Cioè, sono arrivati a morire non dopo, so, una rissa, ma dopo tanti dolci pensieri, tanto desiderio. Queste cose belle li hanno portati alla morte. Di nuovo Dante esita, poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai. Francesca, i tuoi martiri, vedete, Dante la chiama subito Francesca. Mica gliel'ha detto chi era, ma Dante ha capito. E anche i lettori dell'epoca avevano già capito al volo che si trattava di Francesca da Rimini. Le tue pene, le tue sofferenze mi fanno triste e pietoso fino a piangere. E poi fa la domanda indiscreta, perché questo è il punto che gli rialza la testa. Cioè, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, al tempo in cui li amavate, a che e come, cioè a causa di cosa e in che modo?
l'amore vi ha concesso di riconoscere i vostri desideri dubbiosi, incerti, cioè al tempo in cui vi piacevate ma non vi eravate ancora dichiarati, diciamo così, no? Come siete arrivati a capire che eravate innamorati? E qui, insomma, non è una domanda molto... perché Dante vuol capire, ma veramente noi poeti siamo responsabili anche di queste cose? Veramente è colpa un po' anche nostra se questi due ragazzi sono rovinati, e chissà quanti altri ne abbiamo rovinati se è così. E quella a me, e c'è un leggero rimprovero. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscere la prima radice del nostro amore, tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Allora, non c'è dolore più grande che ricordarsi del tempo felice nella miseria, cioè siamo all'inferno e te ci chiedi di ricordare i bei tempi di quando ci amavamo. Insomma, non è che ci chiedi proprio esattamente una cosa facile. E questa cosa, come è duro ricordare la vita, la nostra felicità sulla terra quando siamo nella miseria, lo sa bene il tuo dottore, proprio perché Virgilio, essendo un'anima del purgatorio, ha come condanna il sospiro, cioè la nostalgia della terra e il sospiro della mancanza di Dio, anche se non hanno pene fisiche. Ma se a conoscere la prima radice del nostro amore tu hai così tanto desiderio, parlerò come colui che piange e dice. Lo racconto, magari piangendo, però te lo racconto. Noi viaggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto con la moglie lo strinse. Solo eravamo e senza alcun sospetto. Più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disegnato riso, essere baciato da tanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Siamo in su. Allora, un giorno, per piacere nostro, leggevamo il romanzo di Lancillotto e di come amore lo prese. Lancillotto amava Ginevra, però Lancillotto dormiva un filino, cioè non si era accorto che anche Ginevra sprovvedeva per lui. Questo è un classico, no? Eravamo soli e senza alcun sospetto verso te, Guille, cioè non potevamo neanche lontanamente immaginare quello che stava per accadere. Tutto quello che stava per accadere, cioè si accorpano, scusate, allora. Si avvinghiano, no? E poi subito dopo muoiono e vanno all'inferno. Subito dopo, ma non so quanti giorni sarà durata questa storia, ma già certo sono accorsi abbastanza presto, abbastanza prestino. Se è stato anche brutto, ma probabilmente scemo non era. Per più volte gli occhi ci sospinse quella lettura. Ecco, la lettura di questa esitazione di Lancillotto, l'esitazione di Ginevra, loro due, senza che nessuno di loro sapesse dell'altro, ci si ritrovavano in questa situazione. Erano tutte e due presi da dubbiosi desideri, cioè da desideri dubbiosi, nel senso che io ti desidero tanto, ma te e viceversa. E scolorocci il viso, ma più fiate, più volte gli occhi ci sospinse quella lettura, cioè a un certo punto lette certe cose in cui si ritrovavano, uno dei due si voltava a guardare l'altro, ma anche l'altro lo faceva, e allora quando gli sguardi si incontravano sbiancavano, perché si rendevano conto che era una situazione seria, erano cognati, era sposata, eccetera eccetera. Ma un solo punto fu quel che ci vinse, cioè loro hanno cercato di resistere, ma un punto solo è stato quello che ci vinse. E qui Dante usa in questa terzina, e anche fino al quarto verso, una tecnica che usa, che l'abbiamo anche già provata, il ritmo di questi versi è una specie di molla che si carica, si carica, si carica, dura alcuni e poi si scioglie
nel bacio, quando leggemmo il desiderato riso, essere baciato da cotanto amante, sentite che c'è un crescendo, no? Saliva in cima, sarebbe un climax, ascendente, poi c'è una sosta, questi, è terribile questo pronome, che mai da me non sia diviso, che non si separi mai da me, la bocca mi baciò tutto tremante e noi andiamo giustamente in brodo di giuggiole. Qui veramente è una scena d'amore in cui Dante aderisce con tutto se stesso. E poi c'è un richiamo. Galeotto fu il libro. E chi lo scrisse? Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Allora, due frasi che sono due coltellate. Uno, quel libro fu Galeotto, vuol dire, siccome Lancillotto si accorse di questa storia perché c'era un personaggio, Galeo, che fece da tramite e disse: Oh, sveglia, guarda che è inaspettato. Allora, italianizza con Galeotto. Quindi, per noi, lì, quel libro lì fece la funzione di Galeotto nel romanzo, quindi con il libro Galeotto, ma non solo il libro, anche chi lo scrisse. Quindi, alla domanda che si faceva prima, c'è una responsabilità dell'artista? Dante risponde, chiaramente sì. Non è solo colpa della storia che hanno letto, è anche colpa di chi ha scritto questa storia. E quindi in qualche modo Dante si sente responsabile anche lui, perché anche lui fa parte della categoria. Anche lui ha scritto Amor Camullo Amato, Marte, insomma, tutte queste formule, no? Che a quei tempi poi hanno fatto, come dice oggi, hanno fatto tendenza. E poi la gente si sente autorizzata a baciarsi quando non deve e finisce morta e all'inferno. È questo il problema che si è posto Dante. Poi, naturalmente, quel giorno più non leggemmo oltre, c'erano altro da fare. Questa figura retorica è una, non so se mi fanno, lo ricordavo, è una pretenzione, cioè non dico quello che segue, tanto si capisce. Famosa, altrettanto come questa, è una pretenzione che fa Manzoni, no? Quando Egidio si rivolge alla sola di clausura, no? La sventurata risponde, cioè gli risponde, e da lì poi nasce tutto, che Manzoni non ci racconta, ma lascia alla nostra immaginazione, e anche qui Dante fa lo stesso. E ora siamo arrivati alla chiusa, mentre con l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva, sì che di pietate io regnerei, così come morisse, e caddi come il corpo morto cade. Appunto, sì, però poi non viene più, per il resto della commedia si addormenta, quello sì. Cioè, gli piglia degli abbiocchi, soprattutto in purgatorio, gli piglia tre o quattro abbiocchi, addirittura uno mette carne. Tanto è vero che Virgilio dice: Oh, cosa fai? Sembravi perso nel nulla. E Dante dice: Sì, ho avuto una visione. E quindi, a qualche anno ci sa dire. Allora, mentre che uno spirito disse questo, l'altro piangeva, e questo è veramente una tecnica narrativa superlativa di Dante, cioè Dante ha veramente i tempi della narrazione, no? Cioè Dante fino ad ora siamo arrivati qui al massimo della commozione, no? E pensiamo di essere arrivati al massimo, invece poi ci dà un altro particolare del tutto inaspettato, perché noi ascoltando Francesca ci siamo dimenticati che erano due. No? Dante, vedente, che l'ha fatto dimenticare, perché poi questo Paolo compare improvvisamente e ci dà la mazzata finale, mentre che uno spirito diceva queste cose, l'altro piangeva, e noi difficile esistere, no? Sì che infatti Dante non ce la fa, sì che di pietà
io vengo meno, quasi come se io morissi. Ora, questo svenimento di Dante, caduto con un corpo mortale, è stato interpretato in vari modi. Uno, l'interpretazione psicanalitica, che dice, vabbè, Dante qui parla di amore, lo svenimento di Dante è come, insomma, quello, no? Quando ci si perde, quando, insomma, dopo il culmine ci si perde, si esce dei sentimenti, insomma un orgasmo, ecco un po' le parole, qualche appiglio ce l'ha, però, ripeto, è un'interpretazione psicanalitica che ha tutto il suo diritto di cittadinanza. Dal punto di vista poetico, però, è un po' riduttivo, secondo me. Poi c'è l'interpretazione maligna, che dice Dante in questi primi canti spesso non sa come passare da una situazione a un'altra, tant'è vero che di fronte alla Caronte, non sapendo, con Caronte che gli dice di qui un ci passi, levati di lì e se ne va con dannati, piuttosto che architettare, non so, un angelo che lo prende per la collottola e lo porta di là, sviene e quando rinviene è già di là. E avanti non ci dice come ha fatto ad andare di là e neanche se lo domanda, che è un pochino sorprendente. Cioè, te ti addormenti, perché c'è un terremoto, un lampo, ti guarda la Caronte, con un demonio che ti ha detto che di lì ci passi, c'è verso, eccetera, devi passare da un'altra parte. E ti svegli e sei di là. Andiamo, e riparte. Insomma, è vero che nel Medioevo non si era molto attenti a questi tratti realistici della narrazione, è vero, però la cosa è scritta. Qui lo rifà un'altra volta, perché l'ipotesi è che Dante qui debba ancora un po' affinare la sua narrazione. Ipotesi che questi poveri hanno avuto anche una certa fortuna per un po' di tempo, però io la trovo completamente sballata. Perché? Cioè, dopo aver letto questi versi, qualcuno ha il coraggio di dire che Dante ancora deve affinare la narrazione? Cioè, c'è il coraggio. Questa è una delle narrazioni più belle della storia della letteratura mondiale. Meno male c'è ancora da affinarla. Se l'aveva affinata già qui, cosa scrivevi? No. Quindi, no, proprio no. Questo è uno svenimento, ce lo dice Dante perché è svenuto, di pietade, sviene perché non regge a questa storia, non regge alle sue responsabilità, non regge ai problemi che questa storia ha sollevato e picchia una botta a terra, non ce la fa. E anzi, dal punto di vista narrativo, oggi, soprattutto Sant'Agata dice questa cosa, questo svenimento è un capolavoro, cioè assolutamente un capolavoro. Dice, ma era svenuto due tanti fa, e chi se ne frega? No, noi non dobbiamo commettere l'errore di leggere questi versi con la mentalità di oggi, assolutamente no. I canoni narrativi del 300 erano leggermente, non leggermente diversi, i canoni narrativi sono quelli, ma la narrazione rispondeva a esigenze diverse da quelle che abbiamo noi. Prima di tutto vogliamo vedere storie che stanno a piedi. Invece Dante scrive una storia che non solo deve stare in piedi, ma principalmente deve rivolgere un ammaestramento morale a chi legge. Quindi è questo quello che conta. Cari lettori, occhio a farvi prendere dalle serenate e vederci spillolisti. E ve lo dico io che lo sono stato. No, quindi conosco bene queste cose, ve lo dico io, che ho amato Beatrice, eccetera, eccetera. Occhio a andare dietro a queste sviolinate dolce spinalismo. Ultima cosa, ma allora Dante rinnega il dolce spinalismo, perché qualcuno ha sostenuto anche questa notte. No, diciamo che Dante, e mi ricollego a quello detto all'inizio, ha un fortissimo ripensamento. Perché il completo discorso che ho fatto all'inizio e che ho lasciato la gamba all'aria, noi sbagliamo quando pensiamo che l'opera di Dante sia monolitica, granitica e tutto il resto. Non è assolutamente così. Dante ha avuto ripensamenti continui, ha anche contraddetto se stesso. Ci sono delle cose che dice nell'inferno e che poi verso la fine del purgatorio dice cose diverse, e fra
l'una e l'altra magari ce l'ha 10 anni di tempo, ci sono successe delle cose, per cui Santa Agata ha definito giustamente la commedia un work in progress, cioè una cosa su cui Dante è tornato in continuazione. Noi oggi non possiamo sapere quali punti della commedia sono stati revisionati alla fine della composizione dell'Inferno. Sappiamo per certo che ci sono state delle riscritture. Cioè io faccio, scrivo, descrivo un girone, ci metto Tizio, quando arrivo laggiù, nel frattempo è morto Caio, che mi ci sta meglio, e allora vado, torno indietro e sostituisco il personaggio. Non possiamo dire dove l'ha fatto e se l'ha fatto. Però sappiamo per certo che ci sono dei punti in cui Dante ha ripreso in mano il poema e l'ha rimaneggiato, cosa che hanno fatto tutti i grandi poeti. Tant'è vero che Virgilio aveva detto di distruggere l'Eneide perché non aveva potuto revisionare. Invece Augusto disse: cosa? No, no, no. Beh, incaricò due amici di Virgilio, poeti anche loro, vari e tuttavi, per risistemarla e la pubblicarono così com'è. Ecco, diciamo, ci lasciamo con questo canto bellissimo, spettacolare per Pasqua. Quindi, buona Pasqua.